appena incontrato ArcelorMittal, mi hanno presentato una controproposta migliorativa. Devo dire che sul piano ambientale si riscontra qualche passo in avanti, mentre sul piano occupazionale secondo me siamo ancora in una situazione non soddisfacente e che va ulteriormente approfondita. È anche vero che ArcelorMittal ha chiesto l'opportunità di poter esprimere e raccontare l'addendum, il piano migliorativo a tutte le parti interessate, quindi sia con il tavolo interistituzionale che convocheremo subito, sia negli incontri che vorranno fare con i sindacati, potranno avere la possibilità, e questa non gliela devo concedere io, di illustrare il piano che migliora le condizioni iniziali rispetto al precedente governo. Intanto ho informato ArcelorMittal che sta andando avanti la procedura di accertamento sulla gara. Sono due percorsi che portiamo in parallelo perché dobbiamo essere pronti a tutte e due le evenienze. E nel caso della procedura di accertamento sulla regolarità della gara, è la legge che mi dirà se si deve ritirare in autotutela oppure no. Deve essere chiaro questo. Noi stiamo semplicemente seguendo un percorso lineare di accertamento della verità, della legalità, del diritto alla salute e del diritto al lavoro. Questo percorso è un percorso complesso che ci ritroviamo ereditato dal precedente governo che ci ha lasciato semplicemente dei problemi e nient'altro, e dopo sei anni di decreti, leggi su ILVA, siamo ancora in queste condizioni, con una situazione ancora peggiore legata al fatto che quegli stabilimenti sono sempre più precari, meno in sicurezza, e la procedura di gara bandita è piena di criticità, come ha rilevato la stessa ARA. Quindi l'incontro di oggi è servito a prendere atto di questi miglioramenti. ArcelorMittal mi ha detto che